Ciao, sono Marco di Postura Corretta e oggi vediamo 5 esercizi per una lunga giovinezza. Tutti dicono che invecchiando si perde la capacità di muoversi. In realtà io penso che sia il contrario, è perdendo la capacità di muoversi che si invecchia. Per questo vediamo una routine di esercizi da fare tutte le mattine per mantenere la nostra capacità di muoversi. Questa routine è da fare come prevenzione. Se hai già dei problemi oppure hai dei dubbi, meglio che ti rivolgi a un professionista, a un fisioterapista, a un medico o comunque a chi ritieni sia il tuo professionista di fiducia. La durata di questa routine è di pochi minuti. Ti consiglio di iniziare con 5-7 ripetizioni e fino ad arrivare a un massimo di 21. Il primo esercizio è un esercizio per la rotazione delle anche e va eseguito con le braccia in questa posizione. Vediamo un attimo il movimento dell'anca. L'anca destra ruota all'interno, ok? Perciò si appoggia il piede e si ruota all'interno, mentre l'anca sinistra ruota all'esterno, perciò il piede sta appoggiato, l'anca fa perno e si ruota il bacino. Questo movimento va eseguito appunto con le braccia in questa posizione e partiamo, rotazione sulla anca destra, sinistra, destra, sinistra, ok. E si continua in questo modo finché si eseguono 5 o 6 giri. Ecco, l'importante è stare attenti perché è un esercizio che va a allenare anche l'equilibrio, perché coinvolge il labirinto. Spesso si vede fare questo esercizio con le ginocchia flesse, perciò alzando le ginocchia mentre si gira. Consiglio invece di mantenere il ginocchio teso, anzi le ginocchia, tutte e due le ginocchia tese, mentre si esegue l'esercizio, per avere un maggior beneficio. Vediamo ora il secondo esercizio. Prima di fare il secondo esercizio vi voglio ricordare che questa sequenza è una sequenza consigliabile la mattina, perché è una sequenza che attiva molto sia la nostra muscolatura ma anche tutto il nostro organismo, e perciò è bene farla all'inizio della giornata. E vediamo pure l'esercizio. Ok, ci sdraiamo. Mettiamo le mani lungo i fianchi, ben aperte, ben appoggiate. Portiamo la schiena, non deve essere inarcata, ma ben adesa al terreno. In questo modo iniziamo l'inspiro, cioè gonfiamo la pancia, e mentre inspiriamo saliamo con le gambe e poi all'espiro scendiamo. Ecco, una cosa importante in questo esercizio, l'inspiro e l'espiro sono invertiti, perciò quando si fa lo sforzo si inspira e poi si espira. Così facendo si ha una compressione della zona addominale che produce un massaggio. Vediamo bene l'esercizio ancora, mani appoggiate, perciò la schiena non deve essere inarcata ma deve essere ben adesa al terreno, perciò addominali ben tesi, mani appoggiate, salire con le gambe e volendo si può chiudere anche con la testa, ottimo, e poi scendere lentamente. Siccome è molto difficile tenere la posizione all'inizio, soprattutto se non si è abituati, e l'esercizio va fatto nella giusta posizione altrimenti poi non è efficace e crea problemi, è consigliabile eseguire la variante che adesso faremo vedere, che è molto più semplice e richiede meno sforzo muscolare e meno capacità di controllo del corpo. Perciò ci si sdraia, si appoggiano le mani a terra, importante, mani ben appoggiate, gomiti ben tesi, spalle ben adese, la schiena schiaccia bene il terreno, si sale con le ginocchia, si inspira e poi piano si scende. 1, 2, 3, 4 e 5. L'esercizio precedente siamo andati ad attivare la muscolatura della catena anteromediale con una contrazione della muscolatura. In questo esercizio andremo a mobilizzare questa catena e a portarla in allungamento. Vediamo la prima variante dell'esercizio completo. Scendiamo, accorciamo la catena e poi inspirando saliamo, andiamo ad allungare la parte del bacino, parte delle spalle fino ad arrivare al collo. Possiamo aiutarci anche con le mani. Inspiro. Espiro. E perfetto. Si ripete l'esercizio 5 volte o anche di più, dipende dalla vostra capacità.
Ok, l'altra variante è appunto partire in questa posizione e andare solo in allungamento. E poi ritornare. Qui è importante portare il bacino avanti, spalle indietro e volendo si può arretrare leggermente con le gambe. Poi si torna e si rilascia. In questo quarto esercizio andremo a lavorare attivamente sulla catena posteriore, perciò ci mettiamo in questa posizione seduti, mani appoggiate, bene, spingere bene sui polsi, attivare i gomiti, le spalle, saliamo e in questo modo andiamo a attivare tutta la catena posteriore. Anche qui lo step facile è arrivare a questa, in questa posizione, pian piano si può salire, salire, salire fino a raggiungere la tensione a cui riuscite ad arrivare e poi si scende. Il respiro può essere fatto in questo modo, praticamente inspirando quando si sale e poi espirando quando si scende. Le mani possono essere posizionate o verso avanti oppure come le ritenete più comode. Nell'ultimo esercizio andremo a mettere in tensione la catena posteriore allungandola e mobilizzandola. Vediamo perciò l'esercizio. Anche qui ci sono più varianti. Posizione quadrupede, andiamo a portare ginocchia tese, inspiro, ok, e poi scendiamo. Inspiro, e poi scendiamo. Se questa posizione è troppo impegnativa e sentite dolori o fastidi, potete utilizzare una variante semplificata in cui si sale, okay, e poi si scende leggermente senza arrivare fino in fondo con l'estensione della schiena. Questa routine di esercizi prende il nome dei 5 tibetani. È una routine che utilizzavano molto, ma molto tempo fa, ha origini quasi antiche come lo yoga, perciò si parla anche di 2-3 mila anni. È molto benefica, appunto, se fatta la mattina, e può essere fatta singolarmente oppure associata a una corsa oppure a un'attività fisica che è fatta di solito. Per i più curiosi ho preparato anche un articolo che vi lascio sotto in descrizione, con cui spiego come interagiscono le catene muscolari e tutto il sistema del nostro corpo con questi esercizi. Per oggi è tutto, se avete delle domande lasciatele qui sotto nei commenti. Nel prossimo video vedremo una routine da fare la sera per dormire meglio. Vi aspetto!